noi abbiamo Salvini che è venuto 3 volte e ci ha detto che arrivavano centinaia di donne e uomini in più. Io personalmente, che vivo la città, vivo i comitati, conosco la situazione dei commissariati e delle caserme, non mi risulta che ci sia stato questo rafforzamento degli organici. Li ho visti tanti poliziotti in più, ma giusto quelle 3 ore quando viene Salvini, perché ce ne sono centinaia. Probabilmente se una parte di quelle centinaia potessero essere destinate a maggiormente controllare il territorio di notte, perché la coperta è corta e gli episodi, guarda caso, succedono quasi sempre quando smonta l'ultimo turno, lo sanno le persone per bene, ma lo sanno anche i delinquenti. La cosa è semplice, se non fosse altro che lo Stato in questi anni non ha investito in sicurezza. Quindi l'età media spesso del personale è alta, la coperta è corta, i mezzi sono pochi, e io ringrazio anzi le forze dell'ordine napoletane, perché in condizioni difficili fanno un lavoro incredibile con professionalità e con competenza. Quindi quando viene fatta giustamente questa domanda da tanti cittadini, e questo anche vi dà il metro della città, oggi la domanda più ricorrente che mi fanno i cittadini è la sicurezza. Ha superato addirittura lo Stadio San Paolo nelle domande, perché prima era lo Stadio San Paolo la prima domanda, adesso stiamo ristrutturando pure lo Stadio San Paolo. Una cosa lo Stato deve fare è garantire la sicurezza dei cittadini. Non siamo negli Stati Uniti, dove i sindaci hanno il coordinamento delle forze di polizia, c'è il prefetto, c'è il questore, che fanno un lavoro importante nella nostra città. Evidentemente c'è una, da quello che vedo, da quello che sento, da quello che so e da quello che mi dicono i responsabili delle forze istituzionali, che c'è una coperta corta nella nostra città. E poi trovo particolarmente grave, e su questo chiaramente non è sfuggito a nessuno, che arrivare a fare una cosa di quel tipo addirittura sotto la prefettura mi fa capire, perciò ho detto la domanda va fatta al prefetto, io ho risposto comunque, sì, 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 però va fatta soprattutto al prefetto, non era una cosa polemica, provocatoria.